il tema di questa sera non riguarda la fede direttamente, nel senso che credo molti di voi attribuiscono di primo acchito questo termine, ma in generale quella famiglia di termini che dicono un rapporto di fiducia, di attesa, anche di speranza nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Quindi prima di tutto dovremmo cercare con un po' di pazienza e un po' di attenzione di comprendere questa famiglia di termini, per cercare poi di nucleare quella che è il significato, a mio avviso, sostanziale che può attribuirsi alla fede nel senso appunto di fede religiosa e più in particolare ancora di quella specifica e molto caratteristica fede religiosa che risuona nella tradizione cristiana. Quindi prima di tutto partiamo dal termine, cerchiamo di comprendere bene che cosa la semantica di questo termine, non semplicemente quindi un esame etimologico-linguistico, ma una indagine di tipo semantico, cioè che riguarda il significato della parola. La nostra parola fede deriva dal latino fides, che a sua volta è la stessa identica parola che in greco si dice pistis. La radice è la stessa, è una radice indoeuropea molto diffusa, risuona anche nell'inglese, faith è esattamente, fides latino è una esattamente la stessa parola di fides latino, e la radice è la stessa di pistis. Pistis peitomai, peito, peito in greco, indica esattamente questo ambito di fede, ma lo indica in un senso molto forte, non debole. Facciamo un esempio, pistis è in tutta la grecità. Quando Odisseo medita la strage dei Procli nell'Odissea, Omero dice che il suo cuore era ben saldo en peise, nella pistis. Il suo cuore era ben saldo nella fede in che cosa? In ciò che si accingeva a fare, cioè in qualche modo era sicuro di ciò che si accingeva a fare. Quindi un senso di pistis, di fede, che forse ci può stupire un po', perché piuttosto di una fede attesa, eccetera, indica una certezza. Odisseo è en peise, è convinto, è persuaso. Cioè un timbro della parola fede, pistis, fides, che indica, piuttosto che fede, come magari intendiamo noi di primo acchito, la persuasione, la convinzione. In Esiodo abbiamo lo stesso identico significato, è una dea, peizò, una dea che persuade, una dea convinta in sé e che persuade, la cui parola è una parola persuasiva. Atena nell'Agamennone di Eschilo, no, la prima parte dell'Orestea di Eschilo, Atena indica pistis, peitò, esattamente negli stessi termini. La mia parola, dice, è una parola che non dà fede, ma persuade, ma convince, ma certifica. Cioè abbiamo un significato di fede che è assolutamente opposto in qualche modo a quello di un qualche opinare. Ho fede che ciò avvenga. No, non è uno dei significati. Ho fede in te, genericamente inteso. No, qui pistis indica invece un atteggiamento di convinzione nei confronti dell'altro. Ecco, la dea Peto è una dea che mi convince e la cui parola è una parola che persuade. Che cosa significa questo? Fides, pistis, fides, non è tanto un atteggiamento soggettivo mio per cui ho fede in te, ma è anzitutto la qualità della persona che ha fede. Io ho fede e tu hai fede in me perché io ho fede.
perché io sono in qualche modo l'immagine della dea Peto. Io sono stabile, fermo, saldo, come il cuore di Achille quando si accinge a massacrare i proci, no? E quindi perché tu mi vedi in questo atteggiamento, hai fede in me, ti affidi in me, ti affidi a me perché io ho fede. La fede è una caratteristica mia. La fede è anzitutto, in molti idiomi indoeuropei, la fede è anzitutto proprio la qualità propria del vincitore. Il vincitore ha fede, ha vinto, e quindi io mi affido a lui perché lui ha fede. Cioè non una caratteristica soggettiva mia, ma una caratteristica, una proprietà oggettiva di colui a cui ti affidi, a cui ti affidi. Ti affidi perché? Perché lui è risultato il vincitore, perché lui è risultato il più forte, il più potente, e a lui ti affidi per questo motivo. Ti affidi a questo, per questo motivo, e obbedisci a lui, perché lui è risultato colui che ha fede. Peitomai in greco vuol dire anche obbedire, obbedire. Io obbedisco a colui che ha fede. Guardate, la costruzione è un po' inquietante, nel senso che non è esattamente, penso, quello che noi abbiamo in mente quando parliamo di fede. Non la riteniamo una qualità oggettiva di colui cui obbediamo, piuttosto un atteggiamento nostro nei confronti di qualche altro. Non è questo il significato originario, e ancora più chiaramente questo risuona se facciamo mente a un altro termine latino che ha la stessa radice di fides, fedus. Fedus ha la stessa radice di fides, è lo stesso, la stessa famiglia. Fedus, noi come lo tradurremmo? Fedus, da cui federalismo, no? Fedus vuol dire patto, vuol dire un accordo, no? tra diversi. Ma non è questo il significato originario, perché anche questo patto, accordo, qualcosa di molto aleatorio, di molto instabile, no. Fedus nel significato originario, come fides, invece ha un senso molto forte e determinato. Proviamo a leggere, per esempio, in Lucrezio, dove dice: «Omnes federe nature certo discrimina servant». Tutte le cose, discrimina servant, conservano i loro limiti, conservano i loro confini, i loro limiti, federe nature certo, in base ad un fedus certo, saldo della natura. Qui fedus si può tradurre soltanto come? Con legge. Questo fedus è una legge certa della natura, che fa sì che ogni ente mantenga il proprio limite, il proprio confine nei confronti degli altri. Quindi un significato di fides oggettivo, non soggettivo. Oggettivo, non soggettivo, da cui derivano tutti i significati giuridici, prassistici, anche politici del termine fides. Qual è l'altra famiglia linguistica che noi ancora oggi accomuniamo a quella di pistis fides? Quella di credo, credere, no? Anzi, fides in qualche modo è il termine che i latini usano in rapporto al verbo credere. E anche credo, noi diciamo, credo che... No, non ha assolutamente questo significato in latino. E nelle altre famiglie e nelle altri idiomi indoeuropei dove abbiamo la stessa radice e termini di analogo significato. Si discute molto sul significato originario di questo termine credo. Credo, c'è sicuramente il do, il dare, ma che cos'è questo cre? Si dà cred, noi diciamo diamo credito, credere, diamo credito. Ma diamo questo cred, cosa significa originariamente? Forza, dicono qualche linguista, potere. Alcuni linguisti dicono addirittura il cuore, do il cuore a colui di cui ho fede,
do il cuore. In generale, comunque, che cosa diamo a colui nei confronti dei quali abbiamo fede? Diamo credito, credito. Di nuovo, come per Fides, il credere non è tanto il mio atteggiamento nei confronti di un altro, ma è la potenza intrinseca che io riconosco in un altro e che mi fa dunque di conseguenza credere in lui. Credere in lui. Quindi dobbiamo, prima di tutto, per comprendere questi termini, liberarci da quella declinazione soggettivistico, psicologica, eccetera, eccetera, debolistica, no? Che noi, con la quale noi di solito ormai parliamo di fede, di credere, eccetera, eccetera. No, dobbiamo proprio rovesciare il modo di intendere questi termini se vogliamo afferrarne l'origine. Lo stesso per altri idiomi, sapete, anche Glaube, no? Si dice in tedesco fede, no? Non si dice, si usa un'altra radice in germanico rispetto al latino, al greco o al sanscrito. Si usa un'altra radice, Glauben, che si discute ancora del significato, ma probabilmente indica un intensissimo trasporto d'amore. Liebe probabilmente risuona nel Glaube, come nel belief inglese, che è la stessa identica parola. Quindi un grande amore nei confronti appunto di un oggetto che di questo amore è pienamente, perfettamente degno. Perché? Ma perché è forte, perché è potente, perché è vittorioso. Cioè questa radice oggettiva di tutti questi termini. La fede appartiene prima di tutto al Signore, a cui noi diamo credito, crediamo, gli diamo credito, perché il Signore ha fede, è ontologicamente fedele. E se non gli obbediremo, se non gli daremo credito, la nostra vita si disferà, cioè non si vivrà. E mi pare che nella stessa linea identica proceda anche il Nuovo Testamento. Anche il Nuovo Testamento. Naturalmente qui con delle rivoluzionarie, a mio avviso, modifiche, che non è questo il momento, la sede per discutere, ma certamente per quanto riguarda il termine, il significato del termine fede, si procede nella tradizione soprattutto profetica, soprattutto di Isaia. La fede, senza fede, non si vive. La fede è condizione di vita, non un atteggiamento più o meno incerto, insicuro, che può esserci, non esserci, eccetera, eccetera. No, non si vive, non c'è salvezza, ma salvezza proprio nel senso che non ti salvi, non la tua anima, eccetera. No, non ti salvi, la tua vita si disfa. Questo è il significato forte del termine fede. Ma come mai questo significato così forte del termine fede si è andato disperdendo soprattutto nella tradizione filosofica? Per cui la nostra tradizione filosofica sembra dire no, io non voglio non credere, ma noi dobbiamo sapere cos'è questa fede, cos'è questo credere, no? C'è questa sistole e diastole, c'è questa contrapposizione nella nostra tradizione, no? E la memoria di questa accezione così forte, radicale del termine fede che prima ricordavo, che per certi versi è analoga tra la tradizione classica greco-latina, per certi versi, e la tradizione giudaico-cristiana, e comunque tutte e due all'origine hanno questo significato così forte del termine pistis, del termine fides, e non c'è dubbio che si va disperdendo. Io credo che anche attraverso le poche parole che abbiamo detto finora, se voi avete fatto un po' di autoriflessione, credo che tutti abbiate pensato, ma io fede la intendevo come un mio soggettivo atteggiamento nei confronti di
qualcos'altro da me. Eh no, non è questo. Ma come mai invece è subentrato così come opinione quasi comune questa versione soggettivistica debole del termine fede, credere, come una sorta di aver fiducia? Come mai? E qui è la responsabile, non c'è dubbio, è la filosofia. Nella filosofia moderna e contemporanea abbiamo fenomenologie ricchissime intorno al termine fede, fiducia, fede, e sempre in termini valutativi, non negativi, non spregiativi. Ma certo, è necessaria la fiducia, ma bisogna avere fiducia. Come si può fare a meno di credere? Il credere è una componente essenziale della nostra psicologia. Possiamo forse fare a meno di credere? Ma è assurdo. Dobbiamo affidarci l'uno all'altro, dobbiamo poterci reciprocamente credere, se no viene meno ogni vincolo sociale, se no viene meno ogni possibilità di comunicazione e di convivenza. Ma figuratevi cosa succederebbe se non ci credessimo. Non potremmo, fin tanto che non si va a vedere, non potremmo credere a niente, fin tanto che, eccetera, eccetera. Esempi infiniti, no? Di come un po' tutte le correnti filosofiche accettino, diciamo, la necessità nella struttura della nostra psiche, della nostra anima, del nostro intelletto, della nostra ragione, chiamatela come volete, di una dimensione di fede. Tutto il pragmatismo contemporaneo, ma il pragmatismo contemporaneo vuol dire anche tanto Nietzsche, sapete, tanto Nietzsche. Se non credo, credo nella verità, chi la raggiungerà mai? Ma devo credere alla verità, perché se non credo alla verità neanche mi metto a cercare. In fondo sono secolarizzazione del grande detto agostiniano, no? Se non avessi fede nel cercato, neanche mi metterei a cercare. Mi metto a cercare perché ho fede di poter trovare il cercato. E quindi anche lo scienziato si mette in movimento e si mette a cercare perché? Perché ha trovato, no? Ma perché ha fede di poter trovare ciò di cui va in cerca. Quindi tutte le correnti pragmatistiche, eccetera, eccetera, da James in poi, ma che hanno un'influenza potente anche dentro al discorso nicciano, insistono in questo modo, come dire, come la fede fosse in qualche modo condizione inevitabile, necessaria, motore, spinta, energia che ti permette di andare alla ricerca. Ma per quale fine? Per giungere a vedere quello che cerchi. No? Attenzione, è così. Ho fede in lui, ma ho fede, ma poi devo andare a vedere se lui è quella persona di cui ho veramente fede. Ho fede che quell'idea che mi è venuta possa davvero poi giungere ad una meta, cioè giungere ad un risultato, cioè verificarsi, e quindi mi metto a fare una ricerca scientifica, eccetera, eccetera, sulla base di questa fede. Ma è una fede sempre rivolta a che cosa? Attenzione, rivolta alla evidenza, cioè voglio giungere a vedere, voglio andare a vedere. Quindi in tutte queste prospettive filosofiche che sottolineano l'importanza psicologica nel senso più pieno della fede, cioè che sottolineano il fatto che la fede è una componente assolutamente imprescindibile della nostra vita psicologica, tuttavia in tutte queste tendenze si presuppone che cosa? Vi prego di fare attenzione a questo, perché poi arriverà. Si presuppone che cosa? Il primato della evidenza. Il primato della evidenza. Cioè, ho fede di trovare, ho fede che quella persona meriti la mia fiducia, ho fede in questo o quello, ma voglio andare a vedere. Vedere, evidenza, primato dell'evidenza. Di nuovo, assolutamente, siamo nell'ambito filosofico-scientifico, perché il primato dell'evidenza è la quintessenza di questa civiltà,
che è tutta fondata su filosofia e su un discorso filosofico, tutta, è tutta fondata sull'evidenza, fin dal suo primo passo. Io voglio sapere evidentemente, non perché me l'ha raccontato qualcuno, non attraverso per tradizioni, costumi, abitudini, ma voglio giungere a sapere sulla base di evidenze razionali. Questa è la base di tutta la nostra civiltà, filosofico, scientifica, in tutti i campi. Quindi, quando si ammette l'importanza, si riconosce pienamente l'importanza della fede nella struttura della nostra anima, diciamo, nella struttura psicologica, tuttavia la si riconosce sulla base di questo presupposto filosofico-scientifico, cioè quello del primato dell'evidenza. E badate che questo punto di vista non ha pochi effetti e non ha poco riscontro anche nella tradizione teologica, perché il nostro grande Tommaso, San Tommaso, quando parla della fede, la definisce in questi termini: conoscenza, attenzione, conoscenza, e parla della fede religiosa, su cui adesso arriveremo, conoscenza non perfetta per la sua evidenza. Cioè, la fede è sì conoscere, attenzione, per Tommaso, conoscenza, è sì conoscere, perché per Tommaso la fede si fonda sulla base di un revelatum, ed è quindi conoscenza del revelatum, perché il revelatum è in qualche modo un fatto storico, soprattutto per il cristiano, perché il revelatum per eccellenza per il cristiano è l'evento, l'avvento del Signore Gesù Cristo, no? Quindi è un revelatum diverso rispetto al revelatum giudaico, perché il revelatum giudaico è un libro, diciamo così, e le parole dei profeti. Questo, il revelatum, invece, è proprio Dio, il Signore, il Theos, che ha fatto esegesi di sé e si è presentato storicamente, si è incarnato, l'incarnazione, no? Che è la grande e rivoluzionaria novità della teologia cristiana rispetto alla giudaica, come poi rispetto all'islamica. Ma appunto, quindi è conoscenza, ma attenzione, non perfetta per la sua evidenza, cioè è una conoscenza sì, ma che non è giunta ancora alla perfezione della evidenza. In altri termini, è una conoscenza sì, ma noi siamo ancora in attesa della visio facialis, no? Soltanto allora la fede sarà perfetta. Quando? Quando diventerà tutt'uno con la conoscenza, perché a quel punto è una fede perfettamente evidente. La fede e la conoscenza diventano tutt'uno, cioè la fede diventa gnosis, conoscenza. Ora la nostra fede non è ancora perfetta in quanto all'evidenza, è conoscenza sì, gnosis, ma non perfetta in quanto all'evidenza. Quindi anche in Tommaso primato dell'evidenza. Non credo si possa interpretare diversamente questa l'affermazione di Tommaso. E da questo punto di vista, allora, si capisce anche la ragione per cui in tanta parte, a mio avviso, della teologia anche contemporanea giochi un ruolo così importante il rapporto con forse il più grande filosofo della contemporaneità europea, cioè Hegel. Proprio su questo punto specifico, perché qual è il discorso che Hegel fa sulla nostra fede? Intanto se la prende appunto con ogni opinione che veda la fede
la fede cristiana la veda, la derubrichi, la desostanzializzi in una sorta di problema della coscienza, di problema intimo, di problema del cuore. Quante volte ancora si sente dire questo, no? È la religione un fatto privato, no? Questa immensa idiozia, da tutti i punti di vista possibili e immaginabili, questa colossale idiozia, no? Tutto è la religione, qualsiasi religione, fuorché un fatto privato. Non è mai stato un fatto privato nella storia dell'uomo, è sempre stato un fatto collettivo, no? È sempre stato un fatto di linguaggi e di comunicazione. E allora se la prendi immediatamente con questa roba della fede come fosse una questione privata. No, non è una questione privata. Ha a che fare con la conoscenza, certo. Anzi, dice Hegel, contrasta nel modo più violento con l'opinare la fede, perché essa significa che cosa? L'interiorità della certezza più profonda e concentrata. È un filosofo che parla e rivendica l'importanza della fede cristiana in questi termini. Una lotta violenta contro l'opinare. Che opinare? Quando io attesto, testimonio la mia fede, testimonio di una mia certezza la più concentrata e la più profonda. Certezza, conoscenza. E tuttavia, e quindi se è conoscenza avrà a che fare col dubbio, eccetera, eccetera, e tutte cose che la teologia contemporanea ha rimescolato in tutti i modi possibili, immaginabili, no? Io sono il credente, ma il credente che deve credere ogni mattina, ogni giorno, eccetera, eccetera, no? Queste teologie narrative, no? Che sono il nostro pane quotidiano, no? E che vanno bene, perché è vero, perché quando io dico che è conoscenza, come fa la conoscenza a non avere a che fare col dubbio? È chiaro, benissimo, ma lo diceva anche Agostino. Tuttavia, non giunge all'evidenza, cioè la fede si muove ancora in uno spazio di rappresentazione, di esperienza rappresentativa, di narrazione. Psicologicamente io sono concentrato in questa assoluta certezza che devo costantemente conquistare, ma i filosofi lo sanno bene che anche la verità non è un possesso che metto là e metto da parte, è che è qualcosa che continuamente si riconquista, mica un possesso. E così la fede non è un possesso, esattamente, e quindi Hegel dice, ma finiamola con queste astratte separatezze tra fede e ragione, eccetera, eccetera. Forse che la fede non è un'angosciosa ricerca di sé e forse che la filosofia è qualcosa di diverso. Sì, ma, ecco il punto, ma la fede, questo percorso e questa esperienza deve farla, direbbe Hegel, attraverso appunto mezzi che sono i mezzi della rappresentazione, dell'immagine, non giunge alla evidenza del sapere concettuale, non giunge alla visio facialis, e dice Hegel, ma amici, io filosofo dico questo è Dio, non è una battuta, lo dice Hegel, no? E vedete, non c'è più alcun mistero in Dio. È questo. Un mistero la Trinità, ma niente affatto. Ora ve la spiego. Vedete che è del tutto logico? Non ci può essere un'altra idea di Dio, se non quello trinitario. E ve lo spiego io, filosofo. L'uomo di fede lo sa, ma il suo sapere, il suo conoscerlo, che si fonda su un presupposto il revelatum, non può giungere a spiegare concettualmente, quindi all'evidenza razionale, di ciò di cui ha fede. Quindi, di nuovo, primato dell'evidenza. In questo che è il filosofo, il grande filosofo contemporaneo, Hegel, è quello che davvero, con il quale bisogna sempre fare i conti, perché è quello che imposta i rapporti tra fede e ragione nei termini che contrastano violentemente con ogni opinione,
con questa chiacchiera indecente della religione come fatto privato e del cuore, eccetera, eccetera, con tutti questi sentimentalismi senza senso, senza capo né coda. Ecco, questo però, di nuovo, ecco, che assume la fede secondo questa radicale serietà, la vedi in questa prospettiva. La fede è conoscenza, ma conoscenza di un revelato, di un presupposto. Non è una conoscenza che si basa sull'evidenza razionale che io ho conquistato attraverso un percorso discorsivo concettuale. Se farai questo mio percorso, la fede diventa che cosa? Un momento di questo percorso, un momento di questo percorso, che si compie come? Con il sapere assoluto, che ha come suo momento la fede, esattamente come nel percorso platonico, il nous, l'attività noetica, aveva come un suo momento la pistis empirica. E la filosofia moderna e contemporanea sostanzialmente ripete questo. Oppure si disinteressa di questi problemi di carattere teoretico generale e dialoga con la fede su una base narrativa, saggistico-narrativa, con maggiore o minore profondità evita lo scoglio fondamentale che è questo. Se ragioniamo sulla base del primato dell'evidenza, la fede religiosa non può che diventare un momento del concetto che si supera nella rappresentazione concettuale, anzi nel concetto, nel sapere assoluto o nel sapere tout court, non cambia niente. E allora qui è l'out-out. Si possono analizzare in molti momenti questo quadro che vi ho descritto in modo assolutamente sommario, ma credo che poi alla fine ci si ritrova all'interno di questo quadro. E allora bisogna decidere se ci si muove all'interno di questo quadro, e allora si ritaglia più o meno una autonomia della fede come al più, secondo me, nel modo più rigoroso, come Tommaso, conoscenza, non vago opinare, non una debole fede, fiducia, no, conoscenza, revelatum, quindi presupposto, conoscenza, ma non perfetta per la sua evidenza. Attenderemo, il credente dirà, beh, attendiamo, perché io ho fede che a un certo punto la visio facialis, eccetera, eccetera. Ma non cambia niente, perché penso al primato dell'evidenza. Presuppongo questa categoria eminentemente filosofica, filosofico-scientifica. Allora qui c'è l'out-out, secondo me. E cioè quale? Che la fede, l'autonomia della fede, la specificità della fede, la differenza specifica per cui la fede è fede e non può in alcun modo essere posta all'interno del percorso, del quadro che abbiamo fatto come un suo momento, essenziale, importantissimo, non un momento che passa e poi me ne dimentico, è chiaro? Come la pistis per Platone, non è qualcosa che poi basta, non c'è più, perché arrivo al nous e quindi basta. Continuamente devo lavorare i materiali della pistis, dell'empiria. Quindi essenzialità di questo momento, ma momento compreso in altro da sé, compreso nel sapere, compreso nel primato dell'evidenza. Allora, se invece dobbiamo cercare un'autonomia nel senso della fede religiosa, ferma restando tutti gli altri significati del termine fede che abbiamo visto. Ma se dobbiamo andare in cerca di questa sua differenza specifica, io credo che non si possa trovare se non dicendo che è propriamente fede
che si ha fede propriamente, soltanto in ciò che eccede ogni evidenza. Eccede ogni evidenza. Cioè, soltanto in ciò, ma che cos'è che eccede ogni evidenza? Che trascende ogni evidenza? Io non saprei esprimerlo con altri termini, perché ciò che eccede ogni evidenza è l'impossibile. È, o meglio, diciamo, è quel possibile ultimo, provate a pensare un po', che toglie ogni possibilità. Perché quando io penso al possibile, e penso al possibile fino in fondo, qual è l'ultimo possibile a cui posso pensare? È quel possibile che toglie ogni possibilità. E cioè l'impossibile, il venir meno del possibile. Non è questo il possibile ultimo? Penso che possibile sia 1, 2, 3, 4, ma il possibile ultimo, il possibile oltre cui non posso pensare alcun possibile, è quel possibile che rende tutti i possibili impossibili. Ma che cos'è appunto questo impossibile? Ciò che sfugge ad ogni possibilità di evidenza. Ciò che non potrà mai farsi evidente, o almeno che non potrà mai apparirci evidente. Ma non è questo allora il significato più radicale che possiamo attribuire, e comunque l'unico significato davvero autonomo, indipendente, specifico che possiamo attribuire al termine fede? Che cosa ci dice la fede se non che è possibile lo stesso impossibile, che l'ultimo possibile è ciò che toglie ogni possibilità, è possibile l'impossibile, ma questa possibilità che sia possibile l'impossibile eccede ogni evidenza, è per l'appunto ciò che mai potrà farsi evidente, ciò che non potrò mai conoscere come evidente. E questo proviamo a svolgerlo per tutti i versi, no? Possibile l'impossibile, possibile che ciò che è stato non sia. Potrà mai essere evidente questo? Potrà mai essere evidente questo, per dirlo in termini nicciani? Potrà mai essere evidente che io mi liberi, che voi vi liberiate, che uno di noi qualsiasi si liberi dal macigno del così fu? Può essere? Può risultare evidente questo? Chiaramente no. Potremmo mai conoscere questo come si conosce l'evidenza? Chiaramente no. È un impossibile. È quel possibile che toglie ogni possibilità. Ma di quello ho fede. Di quello ho fede. Che sia possibile l'impossibile. Non è questa la caratteristica autonoma della testimonianza di fede? È possibile che anche il così fu non sia. È possibile, diciamo il punto fondamentale di questo discorso, è possibile che il mortale non sia mortale. Non era quella evidenza su cui la filosofia costruiva il suo sillogisma per antonomasia? Gli uomini sono mortali, Socrate è mortale, eccetera, eccetera. Evidente? C'è qualcosa di più evidente di questo? Che i mortali muoiono? C'è qualcosa di più evidente? È possibile l'impossibile, è possibile che questa evidenza non sia. È possibile che il mortale sia immortale. Credo in questo. Cosa vuol dire?
che la mia fede si costituisce nel credere l'impossibile dal punto di vista dell'evidenza. Credo in ciò che eccede ogni evidenza. Vedete che si rovescia il ragionamento. Una conoscenza ancora non perfetta per la sua evidenza, no. La caratteristica della fede sarebbe proprio l'opposto di questo. Perché la mia fede si costituisce nel credere in ciò che è assolutamente alieno da ogni evidenza. Che il macigno del così fu mi possa essere levato dalle spalle e che l'evidenza del mio essere mortale sia impossibile. Impossibile. Impossibile che sia mortale. Mi ribello a questa evidenza, diceva Dostoevskij. Ci si rassegna sempre di fronte all'impossibile. No, la fede è appunto questa non rassegnazione di fronte all'impossibile. È impossibile che mi liberi dal così fu. No, non mi rassegno. È impossibile che io non muoia. No, non mi rassegno. Che cosa faccio? Lotto contro l'evidenza. Non mi rassegno all'evidenza, perché è del tutto evidente che io muoio, è del tutto evidente che non posso farci nulla sul così fu, no? In questo ho fede. Qui si costituisce una sfera del tutto autonoma dell'atto di fede, nel credere in ciò che è assolutamente non evidente. Cioè nel ribellarsi di fronte al primato della evidenza. Non vedo dove altrimenti si possa costituire una dimensione specifica della fede. Non vedo dove altrimenti la fede possa sottrarsi all'essere o al diventare un momento del sapere. Ma se è così, e mi avvio alla conclusione, se è così, allora capite che da dove può nascere questo atteggiamento di non rassegnazione di fronte all'impossibile? E anzi, a questo atteggiamento che commisura tutta la propria esistenza a questa lotta contro la evidenza. Attenzione, non perché io rifiuti l'evidenza laddove si tratta di sapere. Perché laddove si tratta di sapere, è lì. Credo che sia inevitabile questo primato. Ma non mi rassegno a collocare all'interno di questo primato la totalità delle mie esperienze. Non mi rassegno a riconoscerne l'assoluta egemonia. E questo probabilmente ha a che fare con l'atto di fede e con altre esperienze del nostro esistere, che anch'esse in qualche modo contraddicono il primato dell'evidenza. Qui il discorso si allargherebbe molto, ma credo che ci sarebbe molto da dire a questo proposito, ad esempio rispetto ad esperienze di tipo estetico, artistico, eccetera. Che cos'è il gioco metaforico, eccetera, se non un continuo, cos'è il gioco metaforico all'interno del nostro linguaggio se non il rendere possibile l'impossibile, l'accordare, il simbolizzare elementi che evidentemente non si accordano, non stanno insieme, non hanno alcuna natura comune. Non è questo lo sforzo continuo di tante nostre attività. Ma nella fede, nell'esperienza di fede propriamente detta, e soprattutto appunto perché si sta parlando di questa fede paradossale, che è la fede cristiana, non è questo. Non è questo che risulta come il suo tratto più radicale. Ma se è così, da dove può nascere questa ribellione contro ciò che è evidente.
il passato come qualcosa di incancellabile in quanto tale, irredimibile, irredimibile, no? Perché è quello che è stato e nessuno potrà modificarlo mai, non ha salvezza il passato, no? Perché? Oppure appunto per l'ultimo nemico, è evidente che moriamo. Io credo all'impossibile, cioè alla mia immortalità. Ma da dove può nascere questo se non dall'angoscia più estrema? È questo. E qui davvero è Paolo il grande autore, Paolo dei Romani, rileggetelo. Da dove nasce questa fede che poi si dirà scommessa, rischio, eccetera? Da dove nasce? Mica nasce da un ragionamento. Nasce dall'angoscia, nel senso letterale del termine, angustia, angst. Angst tedesco è la stessa parola latina, angustia, vedete? La stessa identica, la stessa radice, che significa soffocare, non respiro, no. Devo scoppiare fuori, perché in questa situazione in cui primato dell'evidenza, e dunque così fu, e dunque morte, io soffoco. Il salto, questa idea del salto, della scommessa da Paolo a Pascal, a Kierkegaard, eccetera, eccetera, ha questa radice esistenziale. Ma anche in Agostino, se voi leggete le confessioni di Agostino, poi a un certo momento c'è un salto anche lì, per quanto sia preparata, sofferta la cosa attraverso mille dubbi, mille letture, per quanto non sia la caduta di Paolo da cavallo improvvisa in Agostino, no? Percorre una serie infinita di interrogativi e di dubbi, però c'è un momento che è salto, che è discontinuità. A vivere la fede che è fonte di vita, è saldezza di vita, a vivere credendo solo alla evidenza, non ce la faccio più. A vivere dicendo sei forte, sei potente, ti do il mio cuore alla evidenza, a vivere dando credito alla evidenza, non ce la faccio più. Perché? Perché l'evidenza dice che il passato è irredimibile e che il futuro è morto. Io credo che qui stia là il timbro fondamentale dell'esperienza di fede. E qui c'è l'out-out, tra la posizione filosofico-scientifica e la posizione del credente. Qui c'è l'out-out, non è che questo escluda tutto il percorso che ho prima detto, per cui la fede è comunque conoscenza, per cui la fede è fare esegesi, per cui la fede è dubitare, per cui la fede è cercare, per cui c'è un intellectus che querens fidem, come c'è una fides che cerca l'intelletto, eccetera, eccetera. Tutta questa simbiosi tra fede e ragione non è assolutamente sconfessata da questo discorso, ma si giunge a un punto in cui deve essere posta radicitus, la specificità del discorso filosofico, scientifico, e la specificità del discorso del credente nel senso più pieno e autentico, a mio avviso, del termine. Si deve giungere a questo punto, altrimenti poi tutto finisce in una specie di strudel marmellata, no? In cui tutto si confonde, e invece no. Le cose sono belle quando si chiariscono le differenze, non quando si fa confusione. Percorsi ed esperienze analoghe che giungono ad un out-out. E come diceva Dostoevskij, no, io mi ribello al primato dell'evidenza. Che significa che cosa? Io credo nell'impossibile. L'oggetto della fede è l'impossibile, non il possibile. Perché il possibile sta sempre comunque nelle maglie, nella rete, formidabile rete che viene dai primi filosofi, attraversa tutta la nostra civiltà, del discorso filosofico centrato sul primato
sul primato della evidenza. Ultimo aspetto, ma questo salto, forse che il credente, Paolo, Pascal, Kierkegaard, Dostoevskij, se lo sono fatti? L'hanno acquisito attraverso la forza della loro mente che giunge appunto a comprendere il suo scacco nei confronti di che cosa? Il suo scacco nei confronti appunto dell'impossibile. Con la mente non posso giungere a dire sono immortale. Forse sì. Non sono immortale, badate così, perché la immortale è la mia anima, perché è immortale... No, immortale io. Sono io che non voglio morire. Non è la mia anima che non vuole morire, sono io che non voglio morire. Quindi, lo scacco nei confronti dell'impossibile. E il salto. Ma il credente sa bene che questo salto... Per questo salto non bastano le nostre forze. Non cade da cavallo da solo Paolo, viene fulminato. Allora è un credere in Deum, attenzione, in Deum, pistis eis, dice il Nuovo Testamento. È una costruzione che non c'è nel greco classico. Pistis è col dativo, credo in lui, oppure è un pistis con l'accusativo, cioè ho un'opinione, Platone, intorno a qualcosa. Non si dice credo Deum, si dice credo in Deum, percorso, fatica, dubbio anche, in Deum. Un andare, una esperienza, poros, strada in greco. Esperienza vuol dire percorrere una strada, un poros, aprirsi una strada. In Deum. A Deo, perché Dio ha agente, a Deo, è da Dio che mi viene la forza per percorrere quella strada. Quindi, in Deum, a Deo. Quindi quel salto che subentra, che può subentrare allo scacco di fronte all'impossibilità del pensiero di rendere evidente l'impossibile, quel salto è a Deo. E qui di nuovo l'out-out. Perché tutto può fare il filosofo in quanto filosofo, fuorché accogliere in sé all'interno della sua esperienza, del suo percorso, l'intervento di qualcosa che trascende il suo pensiero. La filosofia o è immanentistica o non è, è chiacchiera se non è immanentistica. Tutto deve risolversi nel sapere e nell'attualità del sapere. Non ci può essere un a Deo, un a aglio. Io devo, come filosofo, giustificare io tutto ciò che vi dico. Devo presentarlo logicamente io. Evidenza di nuovo. Vedete? È evidente. È evidente. Lo vedi? Evidente. Bene, lo sai. Cessa ogni credere. Tuttavia il filosofo che vuole evidentemente non indagare vuote forme, ma comprendere che cosa è l'uomo, quid es homo, che cosa sei tu uomo, non l'umanità che non è mai esistita, chi sei tu uomo, deve pur riconoscere e in qualche modo cercare di comprendere anche l'autenticità, cioè l'autonomia, autentica, autonomia, autenticità, autonomia, sono le stesse parole dell'atto di fede. Come fa a non interessarsene? Come fa a non interessarsi di questo straordinario fenomeno che è appunto questo atto di fede? Come fa a non interessarsi di quello straordinario passo di Paolo che rivoluziona il mondo e da cui è nato tutto il nostro evo?
o la filosofia diventa appunto un vuoto gioco formalistico, o si interessa appunto di che cosa è l'uomo concretamente, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni. Ma sa di non poter in alcun modo accogliere in sé quel adeo, ma sa di non poter in alcun modo dar ragione da sé, come filosofia, di quella fede nell'impossibile che, a mio avviso, costituisce l'autonomia e l'autenticità della testimonianza cristiana di fede. Spero di essere riuscito a comunicarvi qualcosa.